Buon sabato, amici della Non Solo Libri, spacchettiamo. Oggi andiamo a guardare, come sempre, con le mie mani, come se fossero le vostre, velocemente un prodotto della straordinaria FreeZero che ha tirato fuori nell'ultimo periodo tra gli Iron Man, che sono meravigliosi, uno più bello dell'altro, tra Voltron, mamma mia, ragazzi, non avete idea. Forse le edizioni di Voltron per me tra le più belle in assoluto. Non me ne vogliono quelli di Bandai, ma veramente questa di FreeZero è incredibile, ok? Ma oggi non vi faccio vedere Voltron, vi faccio vedere un altro Iron Man che qui sul canale trovate di FreeZero. Vi faccio vedere un prodotto di una linea che si chiama Robo Duo, eccolo qua, ed è il mitico Tekkaman, ragazzi, mamma mia. Come sempre queste scatole ad apertura con appunto dei pezzettini di velcro per poter comunque sia guardare subito, ok? Se il prodotto, diciamo, vale la pena, e in questo caso ve lo dico subito, sì, ok? Poi andremo a vedere magari se c'è qualche criticità, ma non credo, va bene. Siamo attorno a meno di 280 euro, che non è poco, lo so, ma credetemi, solo così li vale, a prescindere da la grafica della scatola, eccetera, eccetera, ed è una sorta di redesign, ok, del mitico Tekkaman, il cavaliere dello spazio. Bello il fatto che vengano ridisegnati in qualche modo come hanno fatto con la linea Infinitism, per quel che concerne i Mazinga, i vari robot di Gonagai, insomma, ok, ormai sono usciti tutti. Tra l'altro, bellissima la linea di modellini da montare di Bandai, dedicati naturalmente alla logica Infinitism, al redesign appunto dei mitici robottoni del grandissimo maestro Nagai, insomma. Ragazzi miei, io non vedo l'ora di proprio di aprirlo, ok? Di toccarlo con mano, è il mio come sempre, quindi, ok? Questo è il mio e bene o male vi faccio capire che a me piacciono queste cose, non ci sono cavoli e se un prodotto mi attira così tanto lo compro. Quindi non è che questa significativamente debba essere una scusante per lo dovete comprare anche voi, anche perché la spesa è veramente tanta, ma ci avviciniamo al Natale, secondo me per qualcuno dovete fare un bel regalo a una persona che è più o meno la mia età, ok ragazzi miei, che sapete che è amante di queste cose. Beh, questo è un action, ma come sempre sapete che a me le action figure, quindi quelle mobili, ok, posizionabili, dedicate, legate a qualcosa di umanizzato, umanoide, un personaggio in carne e ossa per così dire, ma trasformato in appunto in action figure, non mi piacciono così tanto perché ci sono comunque sia le giunture, eccetera, eccetera. Mentre i robot o personaggi del genere, secondo me, in questo contesto sono veramente eccezionali. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, di boom, iscrivervi a questo canale e mettere un bel mi piace a questo video e a tutti quelli che recupererete, che a voi non costa nulla, voglio dire, ma per noi è veramente importante. Se avete voglia, appunto, condividere sui vostri social, eccetera, per far arrivare più persone possibili che possiate pensare possano essere interessate a questo genere di video. E ricordatevi, naturalmente, che voilà, qui sotto, elencato nella descrizione, trovate tutti i link a tutti i nostri social, compresi naturalmente quelli della mia socia Vale, che trovate il giovedì su BAM! Chiacchiera Fumetti, il nostro canale Twitch, ragazzi miei, dove per 2 rette buone, appunto, alle 21 di giovedì, vi intratteniamo. Cosa che naturalmente potete riascoltare o ascoltare se non volete venire su Twitch il giovedì sera non ci siete, eccetera, eccetera, su tantissime altre piattaforme, ad esempio YouTube qui la settimana dopo, oppure su Spotify solo audio. Beh, insomma, vi facciamo compagnia nel mentre andate al lavoro, andate a scuola. Ah, mamma mia, ragazzi miei, siamo sempre pronti a essere lì con voi per farvi appassionare ancora di più a questa straordinaria passione, appunto, che è il fumetto, il gadget in questo mondo geek e nerd. Andiamo, sigla! Eccolo qua la scatola, ragazzi miei, che bella! Che bella! Solo la scatola è imponente, nel senso che questa grafica che mixa tanti stili, che ci portano in un passato quasi remoto, no? Del cinema, della televisione giapponese, non lo so,
tante tantissime cose. Guarda che bello, questi dettagli dorati, insomma una scatola veramente veramente eccellente, che non lascia trasparire nulla di quello che troviamo dentro, a parte la visione di quello che potrebbe essere naturalmente il design. Ma c'è una vetrinetta, voilà, eccolo qua ragazzi miei, scusate lo sbarluche, ma guardate naturalmente, vabbè, il colpo segreto, chiamiamolo così, eccetera eccetera, del nostro straordinario Teccaman, o meglio il cuore, la trasformazione. Ci sono tantissime cose da dire, ma non è questo il momento. Noi stiamo andando a vedere questa incredibile versione, visione legata alla linea Robo Duo di Free Zero, ragazzi miei, che insomma è veramente qualcosa di eccellente, eccelsa, almeno così diciamo sulla carta, in vista. Ma come sarà nelle mie mani, come se fossero le vostre? Andiamo a scoprirlo insieme. E voilà, ecco qua ragazzi, la scatola ormai la mettiamo in fondo, tanto per diciamo a scopo scenografico naturalmente. Il, ecco, se non faccio cadere tutto, ecco qua lo straordinario Teccaman, lo lasciamo qua un attimino. All'interno della scatola che cosa troviamo? Anche troviamo il classico cartiglio che ci spiega fondamentalmente alcuni passaggi per andare a cambiare mani, armi, ma anche e soprattutto per tirare fuori alcune parti, come fondamentalmente gli Iron Man. Questo lo mettiamo via, non ci serve, anche perché come ben sapete questi video sono veloci, servono solo per capire e comprendere la straordinaria qualità, se almeno c'è, come in questo caso, ve lo dico subito, perché anche solo prendendolo in mano si sente la robustezza, si sente la capacità. Guardate solo questa cosa qua, cioè boom, basta, l'ho toccato, e guardate anche tutte le parti, ad esempio della caviglia, come si aprono perfettamente per poter poi mettere il nostro Teccaman in una posizione completamente assurde sotto certi aspetti. Qui abbiamo poi queste lame, mamma mia ragazzi miei, è bellissimo, cioè guardate solo il viso e questa soluzione esageratamente esasperata di alcune linee, andando veramente a mixare un po' anche degli elementi quasi dello stile cyberpunk sotto certi aspetti, beh, li trovo meravigliosi. Molto rigido nel senso buono del termine, non è una rigidità che vi fa venire paura di muoverlo, ok? Naturalmente guardate anche solo il busto, guardate che quante posizioni si possono naturalmente fare, e la rigidità vi dà la possibilità di sapere che in qualche modo nella posizione in cui voi lo metterete lui rimarrà. Insomma, anche il collo ha tantissimi punti di snodo. Ragazzi miei, guardatelo, guardate, mettiamolo un po' dritto, poverino. Guardate che bello, guardate che roba. È vero, il costo è alto, ma siamo bene o male in linea con la qualità, ad esempio, che troviamo nei Metal Build di Mamma Bandai. Quindi, ragazzi miei, e anche la grandezza sotto certi aspetti del prodotto in sé, sicuramente il peso mi fa presagire che al di sotto di queste parti in plastica, ma una plastica straordinariamente deluxe, insomma pregiata, troviamo comunque sia un'anima in metallo. Quindi ragazzi miei, veramente, se io non vi dicessi che è di Free Zero, se non ci fosse scritto, voi pensereste assolutamente che possa essere naturalmente di Bandai. Guardate ragazzi, mamma mia, è qualcosa di eccezionale. In questo caso vedete, la parte si può naturalmente staccare, ci sono parti che si possono staccare sicuramente per, non so, posizionare meglio altre cose. Ci sono naturalmente altre due set di mani, come potete vedere ci sono le lance, la sua arma prediletta, insomma, ma i colori, la colorazione, questo porpora, questo rosso profondo, questo bianco con questi grigi, alcune parti satinate, alcune parti lucide. Ragazzi miei, guardate sotto la parte, la struttura naturalmente del piede, eccolo qua, scusatemi, non era stato messo a fuoco. E anche guardate, se riesco a farvelo vedere, guardate che roba, è impressionante la parte, voilà, ok, avete che visto? E guardate, guardate, buap, e riesce, aspettate, ve lo faccio rivedere. Ok, vedete? Guardate, eh? Avete notato? La parte qui voi la tirate fuori, a un certo punto, voilà, rientra, per evitare naturalmente che si rompa, per poter piegare perfettamente, naturalmente, il ginocchio e la gamba.
Io sono stupefatto, assolutamente, straordinariamente contento del mio acquisto nella maniera più assoluta. Li vale tutti, sì, assolutamente. Ho speso di più per prodotti mediocri e in questo caso no, assolutamente questo prodotto non è mediocre per nulla, anzi, qualcosa che vi lascerà, sono sicuro, senza fiato anche a voi. Insomma, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sicuramente magari, non lo so, non sarete d'accordo piuttosto che eccetera eccetera, insomma, ma fate sapere la vostra, se vi piace o non vi piace, se volete altri prodotti di questo livello, naturalmente qui sul canale, fatemelo naturalmente sapere. E per il resto andiamo ai saluti. Che vi devo dire? Bello, bello. Punti, diciamo, un po' così, qualcosa che può far arricciare il naso, non ce n'è. È un prodotto che ha un giusto target, che è appunto è targettizzato per un determinato tipo di clientela, massimo due, cioè chi magari è alla ricerca di qualcosa del passato ma con una visione del futuro, che il futuro può dare appunto a questo tipo di personaggio, a questa storia, anche solo a livello estetico naturalmente, o a persone come me che magari hanno altri prodotti anche vintage, appunto legati a Techaman in questo caso, e che vogliono qualcosa di superlativo da mettere in collezione per avere un ricordo ancora più grande, ok, di quel particolare momento che ci ha tenuto compagnia, che ci ha fatto crescere. Insomma, perché i cartoni animati, i fumetti, ma anche i gadget sotto certi aspetti, sono dei momenti della nostra memoria, dei blocchi, eccetera, e quindi per stare un pochino bene si chiamano beni di consumo emozionale, non a caso, insomma. Ragazzi miei, basta, io sono aperto. Trovate me e il mio socio, è sabato, se lo vedete di sabato naturalmente questo video, durante la settimana ci mancherebbe altro. Via Antonio Stoppani 75, Seregno, Monza e Brianza, Lombardia, Italia, mondo, veniteci a trovare, due chiacchiere e magari qualcosina di sfizioso, secondo me, nel nostro piccolo negozio, ma veramente fornito, lo troverete. Per il resto io vi aspetto, oppure vi ricordo che ci sono tanti altri video che potete vedere, anche solo per immergervi in questa straordinaria passione. Quindi, ciao!